Stiamo aspettando un regista che si connetterà fra 5 minuti. Ma buonasera! Come Buonasera a te, buonasera a tutti. Bene, stai? bene, un po' Bene. accaldato, però guarda, ti giuro, qualche volta mi è capitato un aneddoto, non posso dire i nomi, né con chi stavo, con una Vabbè, ragazza, resta guarda, con questo la famiglia, dai. aneddoto, ricordato, c'è un amico mio regista, gli stava facendo un film mediometraggio. Mi Certo. manda sta foto e dice: guarda, io la Questa ragazza. ammazza, carina, bella, si è presentata. Era un'altra persona, Ci ma credo, ma no, perché un'altra persona, i capelli ricci, un'altra cosa, se l'era fatta ricci. Dico una cosa, ecco perché una volta i registi Fellini, quando io ero un ragazzino, chiedeva le fotografie manco truccate. e ci Invece credo, faceva adesso. bene, perché guarda adesso me mo in questo modo, mi sono conciata dopo una giornata di mare, con gli occhiali fino a qua. Insomma, dai, più o meno, cercate in qualche modo di rendermi carina per te, diciamo così. Va bene, io infatti io ti devo ringraziare perché sei qua con me. E tu sai che appunto per me è un'esperienza un po' nuova, una cosa un po' così, andarvi un po' a intervistare per una questione non tanto di essere seguita, perché non è quello lo scopo, ma è quello di mandare un messaggio e di far capire alle persone che c'è qualcuno di interessante in Instagram. Quindi io lavoro in una radio e sponsorizzo praticamente, no, scusami, vendo gli spot pubblicitari. Quindi lavoro con tante aziende e vi andare, ma in questo caso sono qua per un altro motivo, perché ho fatto 2 luglio con Radio Venezia come speaker, in cui avevo un'ora di programma in cui, dove potevo parlare di qualsiasi argomento a me Sì. pareva. E quindi devo dire che secondo me c'è dietro un lavoro molto importante. Cosa vi nasce all'interno? Cioè, vi svegliate di mattina e dite: ma oggi faccio questo, come funziona? Quindi sono curiosa di capire Dipende, questo. dipende se per esempio nei videoclip Sì. parli con la band, col cantante, quello che vogliono fare, quello che vogliono, e poi c'è anche il discorso di economico, perché Chiaro. una cosa, fai un videoclip semplice, una cosa che devi Chiaro. fare uno con gli americani, parlavamo con altri amici. Registi, cioè, hanno dei soldi spaventosi, infatti tu vedi cose che in Italia Non se lo non fanno. vedi. Io prima di fare regia ho fatto altre cose naturalmente, no? Perché ci sono sempre gli scalini, ho fatto Certo. direttore della fotografia e ho fatto tante cose nell'ambito, perché quando uno piace deve un po' spaziare, Chiaro. eccetera. Chiaro. Beh, caspita, non è poco, hai dietro una bella esperienza, soprattutto chissà quante ne hai viste. E mi verrebbe da chiederti quali sono le richieste che ti fanno di più sostanzialmente per un videoclip, cioè c'è una richiesta particolare, perché per assurdo, parlando di rap che fanno videoclip su YouTube, noto che loro lavorano molto sulle pistole, sulle parolacce, piuttosto che su luoghi scuri, su culi di fuori. Cioè, vorrei capire se le richieste poi sono le stesse oppure se cambiano. Nel frattempo ho messo un filtro per sembrare più figa, Per fare certo. videoclip si usano delle macchine, anche Certo. macchine fotografiche, perché devi usare insomma la Steadicam, perché ormai deve essere tutto Chiaro. in movimento. Se tu ti ricordi, tu non te lo ricordi, ma se vedi dei film qualsiasi degli anni 60, no? Io li vedo anch'io, e c'hanno tutti questi campi fermi, campi lunghi, no? Campi, cioè una cosa. Invece adesso anche i film, se tu vedi, o i fish o distretto di polizia, e vedi che questi Certo. li seguono a mano, prima non era impossibile poter pensare che una cosa Chiaro. fosse in movimento così, doveva essere tutto Era cavalletto, molto tutto diverso, beh, si nota lunghe, già l'occhio umano. campi lunghi, cioè una sequenza durava pure, prendi un Totò che la sapeva reggere con Certo. Peppino, una dura pure 1 minuto o 2 minuti, capito? Chiaro, chiaro, chiaro. Video, poi quando ho iniziato io i video non li faceva nessuno, anche Chiaro. adesso sono più, tant'è che ogni tanto nei gruppi che mi mettono faccio le battute mie, tipo adesso sono tutti fotografi, registi, modelle, Chiaro, cantanti, chiaro. dico: ma chi è che va a zappare la terra? Non c'è più Non c'è nessuno, nessuno. No, mi sono sveglio, tutti d'accordo con quelli che mi te. seguono
non c'è una che non è modella. Ripeto, è vero che le ragazze sono anche tutte belle oggi, però proprio perché però... siccome sono tutte belle, loro si pensano che vanno a fare una sfidatina, vincono una fascia, certo. Grazie dei uomini. Oddio, stai toccando un argomento particolare, nel senso che io penso che ci sia un po' di mancanza di umiltà. Fino, ancora, ancora fino al 2010 ci salvavamo. Esatto, poi, bravo. Poi è scomparso tutto. C'è un narcisismo, tant'è che a ottobre, bravo, novembre girerò un corto che ho in mente, un'idea che me l'ha fatta venire un cortometraggio spagnolo. Un sì, cortometraggio sul narcisismo, dove la protagonista sarà una donna, perché mi sono stufato che passa l'idea che i cattivi sono sempre i maschietti. No, anzi, non è così, sono d'accordo con te. Sì, i maschietti non le dicono le cose, se le raccontano fra di loro. C'è ancora un retaggio culturale che non lo vuole. Certo. La ragazza lamenta, piange, scrive le frasette, capito? Ma sapessi quanti ce ne stai. Ah, qua mi viene la domanda, ora mi sorge una domanda spontanea, prima di passare alla serietà. Richieste così, osè, per fare qualcosa, ti è mai accaduto di trovarti in situazioni particolari in cui, insomma... Perché è un argomento, mi hai capito, dai, insomma. Per poter far questo... sono disposta loro a noi registi, no, perché in genere sono i registi che no, specialmente quelli dei film, io non ci credo che sia solo così, però io penso che in realtà ci sarà una buona di mezzo. Era una domanda, ci sarà tutte e due le cose, però io per esempio parlando, non voglio fare nomi di attrici famose, vabbè, certo, però insomma hai capito di chi parlo, chiaro. Dire dopo 20 anni quel regista voleva venire a letto con me, se no non mi faceva fare il film, insomma dopo 20 anni che sei famosa, come hai detto tu, è anche quello, insomma, non è anche tutte, quello, però no, assolutamente quel tutt'ologi, cioè, non esiste in quel caso tu sei la parte, cioè loro sono la parte dei, capito che te voglio dire, tu devi sempre, sei più grande e devi essere tu a gestire la situazione, in realtà. Come è capitato alla Loren e a tante altre, certo, attrici, esatto, che qui avevi una storia, non è detto perché tu hai 40 anni o 50 anni, non può capitare una storia di 25 anni. No, assolutamente, assolutamente. Può capitare, tante attrici l'hanno fatto, si sono messe... ma ormai l'età non è più un problema. Tante, insomma, capito? Fellini, certo. Squittieri, si sono messe... Non neghiamo. Diceva un mio amico, un regista che non c'è più, Nini Grazia, non è molto conosciuto, è quello che ha lanciato Nino D'Angelo, io ero un ragazzettino, certo, e lui era un ragazzetto, e lui... purtroppo è venuto a mancare abbastanza giovane. E mi diceva sempre, lui era napoletano, lo diceva napoletano, certo, se una donna non vuole fare niente, può girare in mezzo a 100 cameraman, bravo, 10 registi, elettricisti, nuda e non fa niente. Sarebbe bello vedere qualcosa che appunto narcisismo, cose reali, cioè andare a toccare le cose reali della vita, quindi quello che mi piace di te è che tu lo fai. E io ti ringrazio per questo, perché quando qualcuno tocca la verità e colpisce, questa è la cosa bella. I preferiti, io c'ho italiani, Nanni Moretti, che lo adoro, assolutamente, anche se politicamente siamo agli antipodi, però lui l'adoro, tutto quello che dice lui, se, lo penso anche io, su sono Bianca, d'accordo, su sono d'accordo. Fantastico. Per esempio il patto sull'amicizia, per me un amico è per sempre, eccetera. Beh, tutte quelle che vabbè, Pasolini anche, però parliamo di un po' più datati, insomma, chiaro, chiaro. No, ma sono d'accordo, io credo che siano i migliori, sì, piace sia come, perché è eclettico, è riuscito a fare film, è passato dal comico, ha avuto 2 o 3 flop, però tutto il resto sono andati tutti bene. Oddio, chi è che non ha avuto flop nella vita, no? Anche i migliori sbagliano, anzi sono proprio, credo, gli sbagli a portarci poi a fare le cose migliori. Il film che ha fatto, sia come regista e anche come attore, è fenomenale.
Assolutamente, assolutamente. Posso dirti che io sono innamorata, so che adesso magari riderai, però sono innamorata di Muccino, cioè io credo che faccia veramente dei film meravigliosi. Perché Muccino, Muccino tocca stava l'altra la verità. sera, stavo con lui l'altra sera, ho messo anche il post, ad Ossi al drive-in. Oh, sono perso. Gli anni più belli con Ah, Favino, fantastico, fantastico, grandi fantastico. attori, Per sì. assurdo ci si trova, ne parlavo in radio un po' di giorni fa. Quando ci si trova a corteggiare qualcuno e poi ti dimostri troppo romantica, tendono un po' a fuggire. Quindi in realtà forse la verità è che in amor vince chi fugge. Forse è una realtà Sì, questa. Quindi poi è per questo. come in teorema la canzone, ma oggi Esatto. però, perché adesso cioè, ma noi abbiamo bisogno dei, cioè, oggi che c'è la libertà, Sì. abbiamo bisogno dei coach che ci dicono, Viola, Chiaramente un'altra d'accordo. cosa, oltre ai registi, influencer che mi ero scordati, sono i coach. Che non sono né psicologi né niente, No, io sento sono. una persona che mi dice Cosa devo ah, fare? ti devo andare su YouTube, che è pure bravino, però certe volte esagera. In amore fai così, se lei ti dice di no, È da matti, si diventa coach. diventa, come diceva De Gregori, una partita. Esatto. È un po' pure una rottura di scatole. Assolutamente. È vero quello che perché la maggior parte delle persone, io non so così, non so se sono normale io, normale loro, Non lo dai. so, io pure sono normale. È vero, la maggior parte delle persone, maschi e donne, più fuggi e più ti vengono dietro. Io sono il contrario. Prego. Scusami se ti ho interrotto, dicevo che ho quasi paura che non nasceranno nuovi amori per questo, perché facendo radio mi sono resa conto di quanti mi scrivevano dicendo sono innamorata di, ma fa il prezioso oppure fa la preziosa, scappa, però poi si fa Sì, vedere. Ora non capisco se è una la paura di impegnarsi o proprio una prima volta stanchezza. è proprio così, insomma, credo. Ci sarebbe da fare un bel film sui 2000 di oggi Chiaro, sono d'accordo. Che che sono molto particolari. tra l'altro le hanno fatto uno che c'è appunto dei journalist, anzi scusami, Tommaso Paradiso che ha fatto la canzone ed è su Netflix ora. E, però Ok. posso dirti che è talmente irreale, nel senso che mi sembra quasi, è presente quei film dell'estate che si facevano negli anni 80, tipo vacanze, adesso non mi ricordo i nomi, non Ragazzi, vacanze. firme Sì. ragazzi. I ragazzetti hanno semplicemente rifatto la stessa cosa, quindi gli amori in spiaggia di oggi e non hanno messo nulla di reale di quello che succede. Io avrei usato un po' di più, quindi fai benissimo a fare un cortometraggio che parla di narcisismo, perché secondo me vai a toccare un argomento che ad oggi è molto importante, secondo Sarà me. una donna, e mi dispiace per voi ragazze che vi lamentate sempre dei maschi, sarà una donna. Io mi sento su YouTube e ascolto un sacco di cose, per questo Sono d'accordo. posso questo cortometraggio, perché ho studiato il narcisismo per un anno su Caspita. È YouTube e quindi so un parecchie cose. argomento bello tosto. Purtroppo ho conosciuto una persona così tempo fa e posso dire che è davvero una chiamarla malattia, no, però è una patologia psicologica. In qualche E modo va. io seguo una psicologa che si perde un po' nei discorsi, però è praticamente su YouTube e praticamente dice che siamo arrivati al 30% di narcisismo nel mondo, Caspita, tantissimo. in Italia soprattutto. Quindi è Non è chiaro che ecco dato. perché poi stanno queste cose, il ghosting e l'orbiting, perché sto Chiaro. 30% lo fanno altri e l'altri poi. Anche se non lo sono, per riflesso, per dispetto, Certo. perché con un'altra persona. Basta. Io sono abituato a quando avevo 20 anni io, che se una ragazza gli piacevi, Bravo. insistevi un po'. No, amen, no? Se non gli piacevi e non cessava, anche perché narcisismo o non narcisismo, secondo me da Certo. deficienti, sta insieme a Esatto. frequentare una persona solo per fargli il dispetto, cioè il dispetto te lo sei fatto a te, perdonami. Quello che non Bravissimo. ho mai capito io. Bravo. Boh, gemello, avranno buttato una scia chimica, un virus, È andata che a così. questo punto,
fatto come il film quello stupendo Essi vivono, che a certi ha preso a certi no. Alla fine non ho resistito, gli ho detto: senti, Marta Pedorosso, quando dove sembrava una... Ma yes. Allora a questo punto io mi aspetto anche il cortometraggio sul corteggiamento. A questo punto fanne non due se riesci a farne ma magari facciamolo un film così, Carlo. Vabbè, porca allora, miseria, venga qua l'aiuto regia. Enzo, da tutti chiedo una promessa: nel caso fosse, fammi un colpo di telefono. No, è finita la nostra intervista, io ti ringrazio, ti mando un abbraccio, okay. Se lo senti grazie, sei stata gentilissima, mi ha fatto piacere, poi me lo rivedo con calma anche a me. Un abbraccio, grazie, buona serata a te, ciao grazie, ciao cara, ciao.